quality our soul. Che diavolo? Orson, posso farti una domanda? Ma perché continui a usare quel pezzo di legno ammuffito? Lo sai che l'armaiolo del paese per pochi dollari te ne darebbe uno decisamente migliore. Lo sai che per me questo ha valore sentimentale. E poi i soldi in questo periodo mi servono per ben altri problemi. Io non la capisco la gente come te, sai. Quelli che danno un così grosso valore sentimentale a oggetti. Alla fine per me, per quanto mi riguarda almeno, sono una cosa è degna di valore. Questo. Comunque, per quanto riguarda i soldi, la prima preda che prendiamo domani ce ne torniamo a casa. Aspetta, che intendi dire? La prima preda che prendiamo, che sia grande, che sia piccola, che valga tanto poco. La cacciamo e torniamo a casa. Sì, ma potrebbe non durare neanche una settimana. Vuol dire che torneremo. Ma scusa, ma che senso ha tornare? Ormai siamo qui, abbiamo sistemato il campo. Non ha senso tornare qui un altro giorno. Non sarebbe solo tempo buttato. Beh, vedi, noi siamo cacciatori. Questo è il nostro compito. Lo saremo oggi, lo saremo domani, lo saremo tra una settimana. Non cambia nulla, quindi... Se dovremmo tornare tra una settimana, torneremo. Non so, ci stavo pensando l'altro giorno. Secondo me c'è una possibilità di cambiamento. Dovremmo smettere di buttare il nostro tempo così, perché non è questa la vita che vogliamo. Dovremmo fare un primo passo per cercare di cambiare. Con quale tempo e con quali soldi pensi di cambiare? Dai, non dir cazzate. Lo sai pure tu. Noi siamo cacciatori e questo è il nostro compito, non possiamo cambiare, non... È inutile coltivare false speranze alla fine. Poi, oh, per il discorso del tempo hai anche ragione, ma il tempo bisognerebbe impiegarlo per pensare a cose concrete, non a ste minchiate. Non so, forse hai anche ragione. Lo so.
te la passi, puttino, spara! Cos'è successo qui? È stato l'orso? E a te cosa te ne frega? Sciocco, vuoi finire come me? Io non credo proprio. Beh, allora, ma è stato veramente l'orso? Sì, è stato l'orso. Lascia che ti dia una mano. Non voglio il tuo aiuto. Ma sì, puoi ancora salvarti. Se ti medico adesso, ce la puoi ancora fare. No, non voglio il tuo aiuto. Ma cosa stai dicendo? Ci sarà qualcuno che ha ancora bisogno di te? Qualcuno che ci tiene? Non c'è nessuno per me. L'unica cosa per me era quell'orso. Adesso ho fallito. Secondo te io posso lasciar morire un uomo solo perché lui crede di meritarlo? Non è che credo di meritarmelo. Lo voglio. Sai cosa? Forse hai solo fatto una scelta sbagliata, però chi non ne ha mai fatta una, ecco? Sai, io ogni mattina abbandono la mia famiglia per venire qui a cacciare. E anche se dovrei pensare a loro durante il giorno, in realtà non lo faccio. In realtà ho paura di tornare a casa. Ho paura perché ogni volta mi rendo conto di quello che avrei dovuto fare e che alla fine non ho fatto. Quello che non ho potuto dargli. Almeno tu hai corso il rischio, almeno tu ci hai provato. E se comunque quest'orso non sei riuscito a prenderlo, beh, magari prenderai il prossimo. Non c'è un altro orso. Il destino mi ha dato quello e ho fallito. Passami un mio orologio. È laggiù, vicino al fiume. Solo un vecchio orologio, non ha alcun valore, solo per me. L'orso è andato in direzione nord-est. Ma cosa sto facendo? Sarei dovuto tornare ore fa. Rischio di finire così, come quell'uomo, quel povero uomo. Anche se forse avrei dovuto aiutarlo. Sicuramente avrei potuto.
ci sei? La volpe ci sta sfuggendo. Sì, scusami. Cazzo, quando corri il fucile va sulle spalle, non su per il culo. Se continuerai a avere la testa fra le nuvole non riusciremo mai a prendere la volpe. Dai, muoviti, cazzo. Sì, fai strada, ti seguo.